Ciao a tutti, come potete vedere oggi la prova sarà direttamente sulla macchina e ho già montato l'autoradio, in questo caso una Pioneer Avic F500BT che è in formato 2DIN e l'ho già installata nella plancia. Come potete vedere è un autoradio abbastanza compatta, legge anche i CD, ha una porta Secure Digital. Ed è non solo un autoradio, bensì un sistema multimediale, come tutte le autoradio Avic di Pioneer. Rispetto a quelle che ho provato fino adesso, fondamentalmente varia perché non è basata su Android, ma sul sistema proprietario Pioneer, ed ha un navigatore basato sul sistema NavTech, ha lettore USB e ha anche la connessione Bluetooth. Non è un 7 pollici come quelle che avete visto nelle precedenti prove, ma è un 6,1 pollici ed ha una potenza di 50 watt per canale, 4 canali, direttamente su MOSFET. Che dire, proviamolo. Ma come vedete, parte direttamente. Rispetto all'autoradio Android, è molto più veloce nell'avvio. Parliamo di un'autoradio che è uscita nel 2013, quindi ormai sta compiendo 10 anni. E come vedete parte direttamente o come autoradio, in questo caso sulla radio. Qua posso scegliere se partire con USB, col Bluetooth audio, quindi sfrutta il Bluetooth del telefonino per ascoltare gli audio, all'entrata AUX oppure direttamente per spegnere. Questo è il caso radio. Come vedete memorizza 6 stazioni, ha 3 linee FM di memorizzazione, quindi 18 memorie. Più le onde. Che dire, è molto veloce nella ricerca stazioni. In questo caso non ho ancora collegato l'antenna, quindi non avrò il fixed LRDS. Quindi però devo dire molto veloce e rapido nella ricerca, come vedete. E anche nel caso precedente avete visto, sebbene non abbia l'antenna, comunque un fixed RDS c'è stato, perché prima eravamo. Potete vedere, l'ha preso. E devo dire, si comporta molto bene. Pulito come suono. Non posso dire nulla, devo dire molto bello. Tra l'altro, cosa interessante per una radio che comunque ha 10 anni, oltre al fix RDS mi dà anche la canzone in ascolto, quindi un ulteriore plus. Come vi dicevo, legge CD, quindi mettiamo dentro, questo è addirittura un CD MP3. Non vi faccio ascoltare l'audio per ovvi motivi di copyright, però come vedete vedo direttamente la traccia, l'autore, il titolo, posso andare a cercare direttamente le tracce, scrollare direttamente, andare direttamente sulle canzoni. Molto veloce, qua mi dice ci sono 12 cartelle, quindi posso direttamente andare a scrollare qua direttamente nei titoli e nelle cartelle, come vedete, velocissimo nel farlo. E come potete vedere, non c'è nulla da dire, non sbaglia un colpo. Poi, quando voglio cambiare direttamente periferica di lettura, anche qui seleziono legge il formato,
ho tantissime canzoni per una chiavetta con tantissime canzoni, come potete vedere, anche qui ho veramente l'imbarazzo della scelta. Come potete vedere, adesso gli ho fatto fare un bel salto, adesso andrà a riprodurla. Come potete vedere, molto molto veloce. Che dire? Una bella sorpresa. E adesso andiamo a vedere le altre funzioni. Quindi andiamo in mode, che mi fa partire direttamente il navigatore. Anche qui è un po' più lentino, ricordiamoci che ha 10 anni, ma anche se vi ricordate il precedente navigatore era piuttosto lungo. Come vedete, è un navigatore tranquillissimo. Poco invasivo, ma molto utile. Quindi anche qua torna subito poi all'ordine periferico. Se voglio tornare direttamente non fa davvero una grinza. Cioè, sebbene davvero non abbia ancora collegato l'antenna, mi fa anche i fix all'RDS. Quindi devo dire che rispetto alle radio Android, da questo punto di vista, la componentistica radio Pioneer è tutt'altra cosa. D'altronde, fanno quello di mestiere. Ovviamente qua non stiamo parlando di un apparecchio con applicazioni per il 2013, però quello che deve fare lo fa. Bene ragazzi, mi sa che la prossima volta sarà con l'autoradio che andrà in definitiva sulla Mini. Non vi svelo nulla. Buona continuazione e se volete mettete like. Ciao!